ondifero della CGIL di Pescara, giornata particolare dedicata alla festa dei lavoratori nella Sala dei Marmi della provincia di Pescara, il solito e rituale riconoscimento ai più meritevoli. È il momento anche per fare il punto della situazione di un anno particolarmente impegnativo sotto l'aspetto sindacale. Sì, siamo anche quest'anno qui a fare questa festa in questa sala della provincia, come ormai si ripete da tanti anni, oltre 20 anni se non ricordo male, una celebrazione appunto in cui vengono richiamati quelli che sono i valori legati al lavoro in questo paese, ma non solo in questo paese, perché la festa del 1° maggio, la festa dei lavoratori, è una festa internazionale che da tanti anni viene celebrata in tutto il mondo e quindi appunto una festa allargata a oltre i nostri confini, perché in queste giornate, in questa giornata in particolare, vengono valorizzati tutti quei temi che sono al centro di quella che dovrebbe essere una società adeguata al momento, anche se poi si registra in una fase come questa, ma non solo quest'anno, è una tendenza che purtroppo registriamo da diversi anni, come il lavoro sia diventato, si stia svilendo nel suo significato complessivo. Ciò nonostante, io credo che sia importante che questa festa dei lavoratori rimanga un punto fermo, non solo perché la nostra Costituzione prevede all'articolo 1 il lavoro come la massima espressione dell'emancipazione, ma perché quello dei lavoratori è un momento in cui devono essere ricordati certi valori. In questo ventennio di riconoscimenti si è parlato di precariato, si è parlato di morti bianche, si è parlato di sicurezza sul posto di lavoro, però l'edizione 2019 del premio viene caratterizzata anche da due elementi aggiuntivi che ci vengono proposti dal governo nazionale, quota 100 e il reddito di cittadinanza. Come la pensate al termine di tanti dibattiti, di tante querelle a livello nazionale? Io non credo che si possa fare proprio un collegamento diretto tra reddito di cittadinanza, quota 100 e festa dei lavoratori, perché se quota 100 e reddito di cittadinanza fossero degli interventi che poi vanno ad intervenire direttamente su quelle che sono le condizioni del lavoro, che non c'è, allora... Le premesse però erano quelle. Le premesse erano quelle, però io non credo che stabilire di andare in pensione prima, seppure un elemento importante, perché lavorare fino a 67 anni, come dice Fornero, non è possibile, non tanto per tutti i lavoratori, ma per una buona fetta di lavoratori che arrivati ad una certa età e dopo anni di sacrificio è giusto che vadano in pensione possibilmente prima e anche con delle condizioni migliori. Per quanto riguarda invece il reddito di cittadinanza, io credo che sia un intervento più spot che strutturato, perché non è che il reddito di cittadinanza attraverso l'istituzione di navigator che non ci sono, che peraltro sono precari, che devono trovare il lavoro a chi non ce l'ha, di come d'incanto viene trovato il lavoro, perché il lavoro o lo crei o non c'è. E per creare il lavoro non è necessario o sufficiente il reddito di cittadinanza, ma è opportuno che si individuino quegli strumenti e quei metodi per creare il lavoro. E su questo la CGIL in particolare, non solo da adesso ma già da qualche anno, ha pensato a un piano del lavoro. Un piano del lavoro che avesse un carattere più allargato, più esteso, perché basti pensare al dissesto idrogeologico di questo paese, basti pensare alle condizioni delle infrastrutture, pensare alle condizioni delle scuole e della sanità, è lì che bisogna intervenire attraverso degli interventi anche di carattere pubblico, perché lì ci sono quelle sacche di precarietà, di scarse strutture, di inefficienze su cui un grande sviluppo si potrebbe creare in termini di occupazione vera. Lei per il 1° maggio è più per una manifestazione come questa in cui si discute, si approfondisce e magari si consegnano dei riconoscimenti a chi merita, o per le grandi feste di piazza con tanto di musica e cotillon? Ma guarda, i grandi cambiamenti di un paese vengono fatti sempre attraverso le piazze, sempre attraverso la partecipazione popolare,
perché è lì che si determinano le grandi scommesse e le grandi rivoluzioni, forse un po' complicato da utilizzare come termine, ma è in quella circostanza che si possono modificare le tendenze. È anche importante che ci siano dei momenti di riflessione, di dibattito come questi, perché io credo che l'una non escluda l'altra e insieme penso che possano portare dei risultati. Dopo tante diatribe tra un sindacato e l'altro, oggi come oggi, tra di voi che aria tira? L'aria che tira è un'aria migliore rispetto a quella degli anni passati. Non a caso, proprio in questi mesi, in questi giorni, ieri stesso e oggi si discuterà di questo anche nella manifestazione nazionale di Bologna, si comincia a pensare a come poter stare in questi tempi anche a creare delle condizioni affinché ci sia un confronto tra le organizzazioni sindacali confederali, quelle più rappresentative, per cercare di mettere in campo quegli strumenti verso un'unificazione del sindacato. Onnifero, in conclusione, lei come CGL si sente di essere ottimista dopo i dati relativi alla recessione annunciati nei giorni addietro e il PIL che cresce leggermente, notizia dell'ultima ora. A chi credere? Bisogna credere a tutto quello che i dati ci forniscono. È vero che c'è una tendenza, proprio notizia di ieri, dello 0, in positivo, ma appunto parliamo dello 0, in positivo. Io guarderei il bicchiere mezzo pieno, quindi questo 0, diventerà un qualcosa in più nel corso del tempo. Per quanto scettico, ma comunque mi piace essere ottimista non tanto per questi interventi, ma perché si possano creare quelle condizioni di cui parlavo prima affinché il lavoro diventi una materia centrale dello sviluppo di questo paese. Gianpiero Fattore della UIL, festa del lavoratore nella Sala dei Marmi della provincia di Pescara, è il momento anche per fare il punto della situazione. Che realtà vive il lavoro nella provincia di Pescara? Diciamo che la realtà è come un po' in tutte le realtà, è in crisi, c'è una leggera ripresa, lo abbiamo visto dai dati dell'Istat di ieri, in generale, questo 0,2% diciamo è positivo, però sappiamo bene che è un lavoro ancora, stiamo parlando ancora di lavoro precario, non di un lavoro stabile, non di un lavoro duraturo. Bisogna fare in modo, ecco, oggi si celebra la giornata, il manifesto più diritti, più lavoro, più Europa, più Stato sociale, e bisogna fare in modo da cambiare questa Europa, perché non deve essere un'Europa diciamo lontana da quelle che sono le problematiche del lavoro, le problematiche che diciamo sono quelle insite nell'idea stessa di sindacato, nell'idea stessa di quelli che sono la tutela dei diritti, di quelli che sono la tutela di quelli che sono i valori che sono praticamente nell'agenda al primo posto di quelle che sono le tematiche sindacali. Cresce però il precariato, crescono le morti sul posto di lavoro, insomma la situazione si fa sempre più difficile. La situazione è sempre più difficile, abbiamo tante realtà in Abruzzo per esempio, oltre a quelle che si diceva prima, per esempio c'è la Blutec, che è un'azienda che lavora per l'indotto nella Val di Sangro e che sta vivendo un momento di crisi per politiche sbagliate, cioè ci sono state politiche da parte dell'azienda che hanno portato magari a una crisi, nonostante avessero delle commesse, nonostante siano aziende forti. Quindi noi dobbiamo, oggi CGL e CGIL a Bologna celebreranno appunto questa giornata parlando di Europa, un'Europa con più diritti, un'Europa con più Stato sociale, un'Europa che deve migliorare per far sì che non ci sia meno lontananza tra quelli che sono i palazzi dei tecnocrati, dei burocrati, da quella che è la realtà che si vive tutti i giorni. Più lavoro, lavoro nuovo, lavoro buono, lavoro stabile e duraturo, è quello che cercano i giovani, è quello che speriamo da oggi si possa ripartire con un'Europa nuova che possa inglobare queste tematiche che sono diciamo al primo posto della nostra agenda. Ma secondo lei in Italia, nel nostro paese, c'è l'esatta cultura del lavoro? Beh certo, senza lavoro non c'è dignità, senza lavoro non c'è progresso, senza lavoro non c'è civiltà. Bisogna fare in modo che questa idea del lavoro deve permeare tutta la società, perché i ragazzi questo cercano,
cercano di poter avere un futuro, di poter mettere su una famiglia, di poter avere una vita dignitosa, cosa che attualmente non c'è. Bisogna fare in modo di crescere, la crescita che deve essere legata anche alle infrastrutture, allo sviluppo, e se non c'è crescita, non c'è sviluppo, non ci sono infrastrutture, non si può arrivare ad un modello di società che è quello che auspichiamo tutti. Comunque sia un anno positivo per la UIL, una realtà in costante crescita. Sì, la UIL sta dando dei risultati ottimi perché sta crescendo in tutti i settori, in tutte le categorie, siamo fortissimi in moltissime categorie, il dato, il trend è sempre più alto, da 52.000 dell'anno scorso mi sembra che siamo arrivati a oltre 55.000 iscritti in più, quindi è una realtà. Evidentemente la gente crede nel nostro progetto, in quello che è il sindacato, ma io vorrei dire che bisogna fare in modo che ci sia anche, bisogna celebrare, ecco, l'unitarietà del sindacato, fare in modo che il sindacato in queste grandi tematiche sia unito, e lo abbiamo dimostrato in tante manifestazioni che abbiamo fatto in quest'ultimo periodo, e altre ne verranno da qua al prossimo autunno. Giampiero Fattore, ai 66 lavoratori attenzionati quest'oggi nella sala Domenico Tinozzi della provincia di Pescara, che cosa si sente di augurare? Io voglio augurare a tutti i lavoratori un buon primo maggio, soprattutto augurare alle persone che il lavoro non ce l'hanno di trovarlo anche da domani, e soprattutto cercare di far sì che le persone possano vivere una vita dignitosa, una vita piena di tante belle cose. Oggi è la festa di tutti i lavoratori. È una festa che viene celebrata dappertutto, e noi dobbiamo far sì che questi lavoratori possano trovare veramente un lavoro stabile e duraturo, non precarietà, non lavoro occasionale, ma lavoro stabile, lavoro duraturo, lavoro certo. Umberto Coccia della CISL, un premio che è già diventato maggiorenne, una bella giornata trascorsa tra tanti lavoratori, ben 66 quest'oggi a Pescara, per fare un po' il punto della situazione, non solo dei lusinghieri risultati raggiunti nei rispettivi settori d'appartenenza, ma per parlare di lavoro, un argomento sempre di scottante attualità. Sì, è un'occasione davvero straordinaria per questi lavoratori che sono stati premiati, che saranno premiati questa mattina, e che rappresentano la punta di diamante sia del mondo produttivo sia delle organizzazioni sindacali. E poi un'occasione importante per parlare di lavoro, il lavoro che manca, il lavoro che cambia e il lavoro che si nasconde. Questi sono i temi fondamentali di cui sui quali ci dobbiamo interessare. Il lavoro che cambia è il mondo produttivo che sta cambiando vertiginosamente e rapidamente, con l'industria 4.0, che in buona sostanza vengono messi fuori gioco tanti lavori che appartengono ormai al passato, tanti lavori nuovi e tanti investimenti che andranno fatti per potenziare il tessuto produttivo. L'industria 4.0 proprio rappresenta questo, però purtroppo noi vediamo che si fa poco su questo, ancora ci sono pochi stanziamenti economici. Il lavoro che cambia, quindi, dicevo, il lavoro che manca. Il lavoro che manca, il lavoro in Abruzzo manca ancora, c'è un tasso di disoccupazione molto elevato, in particolare per i giovani 15-24 anni, siamo quasi intorno al 30% di tasso di disoccupazione, un dato davvero allarmante. La disoccupazione generale si attesta intorno al 10-8%, quindi vuol dire che sono dati leggermente in ripresa, ma comunque molto alti rispetto al 2008. Il 2008, l'inizio della crisi, stavamo intorno al 6-6% come tasso di disoccupazione. Oggi siamo al 10-8. Per quanto riguarda il PIL, ieri leggevo qualche nota positiva, lo 0,2% in più. Mi sembra che sia un dato un po' troppo debole, quindi ci vorrà del tempo e ci vorranno investimenti puntuali verso il lavoro, verso la produzione industriale, verso l'espansione. Aumentano gli incidenti mortali sul posto di lavoro, aumenta il precariato, insomma sono piaghe che continuano a crescere malgrado gli appelli, malgrado i proclami. Sì, purtroppo gli incidenti sono consistenti. In Abruzzo nel 2018 ci sono stati 1.133 incidenti sul lavoro, ci sono stati 19 morti bianche, cosiddette morti bianche, che poi tanto bianche non sono perché generano drammi incredibili in quelle famiglie che si vedono privati dal loro caro e si vedono privati molto spesso dal reddito, è una cosa veramente difficile. Quest'anno siamo già a 2 morti per lavoro,
già in questi primi mesi dell'anno, per cui quella è una piaga davvero sulla quale bisognerà intervenire. Abbiamo notato che nelle fasi di crisi economica si tende a risparmiare sulla sicurezza, e questa è una cosa gravissima, gravissima. La sicurezza per noi deve rimanere al primo assoluto posto. Non possiamo permetterci più, in un paese civile avanzato come il nostro, morti sul lavoro. La provincia di Pescara, rispetto alle altre province della regione Abruzzo, come è messa, come è strutturata in tal senso? Ma la provincia di Pescara ha bisogno di ispettori del lavoro per i controlli, ma soprattutto qui c'è bisogno, non solo nella provincia di Pescara, ma in Abruzzo e in Italia, di una cultura della sicurezza. La cultura della sicurezza si può fare soltanto contattando i ragazzi già dalle scuole, anzi direi già dalle scuole elementari, proprio per fare in modo che questa cultura di sicurezza cresca con loro e quando si troveranno a entrare nel mondo del lavoro possano realmente utilizzare tutti gli strumenti di prevenzione necessari e possano occuparsi bene della loro sicurezza e chiedere ai datori di lavoro che mettano in campo tutti gli strumenti necessari per la prevenzione. Il primo maggio è anche un giorno per richiamare all'unità le varie forze sindacali. Oggi come oggi Umberto Coccia della CISL, che cosa si sente di dire? Come sono i rapporti tra le varie forze sindacali che dovrebbero dare una spinta in più per il miglioramento dell'intera situazione? Noi stiamo lavorando già da alcuni anni intensamente per raggiungere una unità di intenti dal punto di vista delle azioni sindacali tra CGIL e CISL e UIL, sindacati confederali, i sindacati che tendono a mettere al centro il bene, le esigenze del paese con le esigenze importanti dei lavoratori in termini di sicurezza, in termini di rapporto di lavoro, in termini di contratto di lavoro. Quindi io ritengo che sia indispensabile, noi riteniamo, tutti e tre i sindacati confederali ritengono che sia indispensabile questo percorso e riteniamo che sia indispensabile accelerare il percorso verso una piena integrazione delle tre sigle sindacali. Ai lavoratori premiati quest'oggi a Pescara che cosa si sente di dire? Mi sento soltanto di esprimere loro un grazie straordinario per tutto quello che fanno in azienda e per tutto quello che fanno, che hanno fatto nel passato e che continueranno a fare come impegno per i loro colleghi di lavoro e per le organizzazioni sindacali. Gianna De Amicis dell'UGL, oggi festa del lavoratore ideale all'interno della provincia di Pescara, una manifestazione che si ripete felicemente nel tempo. Certamente sì, ovviamente dobbiamo dire grazie a chi tutti gli anni pensa, malgrado le difficoltà, di continuare a organizzare quella che è una giornata un po' diversa. Mentre in alcune piazze si festeggia in maniera diversa, qui abbiamo da anni questa piacevolissima ricorrenza che vede premiare i lavoratori che ogni sigla sindacale sceglie appunto come lavoratore ideale. È un primo maggio diverso, è un momento economico e sociale molto molto importante, ci sono dei cambiamenti che non sono stati sempre molto chiari. Aspettiamo l'evolversi della situazione, non sono innamorata dei dati, ma vanno dette che i dati che proprio qualche ora fa l'Istat ci ha propinato portano in una visione un pochino più ottimistica. Aspettiamo comunque, io credo, lo dico da sempre, che i dati bisogna vederli in autunno, sarà quello il quadro della situazione. Devo dire che l'UGL oggi ha deciso di fare una cosa diversa. Ricorda ancora i lavoratori che muoiono purtroppo. È a Palermo con una manifestazione molto bella, silenziosa, con delle sagome che speriamo poi un giorno o l'altro di portare qui in Abruzzo. Ma quali sono oggi come oggi per l'Abruzzo le criticità maggiori da superare nel settore lavoro? Sono un po' le criticità del sud, diciamola così. Intanto molte aziende importanti per l'Abruzzo hanno avuto una decolonizzazione, quindi delocalizzare le aziende che hanno centinaia di lavoratori è stato già, quello è il punto critico principale.
e poi quindi subiamo quello che si subisce adesso in Italia, in Europa e direi nel mondo. Ma in Abruzzo particolarmente abbiamo una regione che da un punto di vista orografico è particolare, perché ha la parte costiera, quindi la fascia della costa, e poi tutto l'interno, che necessita di alcune peculiarità che speriamo il nuovo governo regionale abbia intenzione di mettere al centro dell'agenda. Con il presidente della provincia di Pescara, Antonio Zaffiri, veniamo a parlare di un giorno particolare. Il 1° maggio, la festa del lavoratore che si celebra ogni anno, ormai da 20 anni, qui all'interno della Sala dei Marmi, con le varie sigle sindacali presenti, CGIL, CISL, UIL, UGL, CONSAL, insomma tutti insieme per parlare del problema lavoro. Sì, il problema lavoro, ma oggi è la festa dei lavoratori, ricordiamoci che comunque la festa è importantissima, il lavoro è importante, ma soprattutto dare onore a chi lavora, perché il problema lavoro non è al 100% solo perché non c'è lavoro, ho riscontro anche che qualche volta magari non si sa che cosa si vuole fare, ma oggi i tempi sono cambiati, bisogna adattarsi, quindi oggi mi fa piacere vedere tante persone, mi fa piacere smuovere gli animi e festeggiare chi ha dato e chi ha lavorato una vita, chi ha fatto una vita di sacrifici, che deve essere di esempio. Prima la provincia aveva una parte più attiva nella risoluzione di questi problemi, oggi con le nuove riforme è più alla finestra che in prima fila, però l'occhio verso coloro che non hanno ancora trovato lavoro è sempre un occhio vigile, perché tanti giovani sono alla ricerca di un futuro. Sì, è vero quello che hai detto, che la provincia oggi ha un ruolo marginale, perché la provincia già è precaria di per sé, però da sindaco del mio comune di Colle Corvino posso dire che tutti i giorni tocco con mano il problema lavoro, e quindi come sindaci e come sindaco dobbiamo difendere i nostri territori e dobbiamo incentivare il lavoro nei nostri territori per dare futuro ai giovani e soprattutto per evitare lo spopolamento dei centri periferici, dei centri storici da noi rappresentati. Presidente, a questi 66 lavoratori che oggi sono premiati alla provincia di Pescara, che cosa si sente di dire e di augurare? Beh, mi sento di dire innanzitutto complimenti per aver dato tanto, per aver lavorato tanti anni e aver dato tanto alla società. E che cosa gli posso augurare? Di fare una pensione, di fare continuare con entusiasmo, perché se lo meritano. Camillo Sborgia oggi nella doppia veste di premiato e di premiatore in rappresentanza della FIALS, intanto parliamo di una giornata particolare, la giornata che festeggia i lavoratori, il 1° maggio. Sì, il 1° maggio è un giorno importante per i lavoratori, in maniera particolare io voglio portare l'attenzione sulla salute, sulla prevenzione della salute nel campo del lavoro, soprattutto dare forte attenzione alla salute dei lavoratori. In maniera particolare vorrei che si tornasse a fare prevenzione nel mondo del lavoro. Io ringrazio la FIALS e la segretaria provinciale Nicoletta D'Inizio che mi ha permesso oggi di stare qua e soprattutto voglio fare una forte attenzione perché il lavoro torni ad essere una parte importante della società italiana. E in maniera particolare la mia attenzione va ai giovani, che oggi rappresentano una quota di persone che purtroppo non hanno il lavoro, si parla di oltre il 30% di giovani che non lavorano, e quindi fare sì delle politiche attive sul lavoro, ma però nello stesso tempo dare la possibilità nei luoghi di lavoro di fare sicurezza. Sappiamo che in questi ultimi mesi c'è stato un forte ritorno alle morti bianche nel lavoro, quindi molte persone che andavano a lavorare hanno perso la vita, non ce lo possiamo permettere. Io ritengo che il sindacato debba tornare a fare più attenzione sulla sicurezza del lavoro. Festa del lavoratore ideale alla provincia di Pescara, siamo con uno dei decani del sindacato abruzzese, Franco Leone. Vedere 66 lavoratori premiati oggi, dopo tutto quello che si è detto e si è scritto a livello nazionale, che effetto le ha fatto? Ma questo grande riconoscimento al lavoro è una cosa che onora la tua organizzazione, onora la provincia che ha mantenuto questa bellissima tradizione.
Ora, trasformare una giornata di lotta, perché il primo maggio non va mai dimenticato, è la giornata di lotta nei confronti di chi pensa che il lavoratore deve essere sfruttato o magari sottoposto a pericoli anche rispetto agli infortuni, perché così è nato il primo maggio. Però trasformare questo momento di dolore in un momento in cui i lavoratori stessi si esprimono, dicono, partecipano con forza alla vita democratica, operativa e produttiva di questo paese è una cosa importante che veramente va a vostro onore. Io con piacere avrei dato il premio a chi ha condotto la trasmissione, perché ha saputo cogliere lo spirito della giornata, che è una cosa bella. I problemi del lavoro dei suoi tempi e i problemi del lavoro di oggi, quali differenze riscontra? Ma guarda, da abissale, perché i processi produttivi si sono profondamente trasformati. Mentre prima andare al lavoro era un'aspirazione e ti garantiva anche un futuro sostanzialmente, i diritti, c'era una crescita. Oggi sta avvenendo un processo all'inverso. I processi produttivi si sono frazionati, c'è grande precarizzazione e questo richiede che la società, insieme alle organizzazioni sindacali, devono mettersi insieme, concertare, perché questi processi devono essere governati per il benessere delle persone che lavorano, perché nessuno deve mai dimenticare che la ricchezza di un paese è prodotta attraverso il lavoro e non attraverso assistenza o chiacchiere varie. Questo è il punto centrale. Simbolo della 20ª edizione del Lavoratore Ideale alla provincia di Pescara, Pasquale Di Cecco, 102 anni, lavoratore ideale, pensionato artigiano, ma sempre con una gran voglia di mettersi in gioco. Intanto, che giornata è stata? Si è divertito? Sì, grande giornata, mi ha fatto tanto piacere che io ho venuto, mi hanno invitato, ho venuto a questa riunione e sono così contento che tornai da te. 102 anni di vita. Di vita. Come si fa ad arrivare a 102 anni? Se lavoro onestamente, se sta un po'... In grazia di Dio? Se mangia poco, non tanto sproposito, se mangia poco, se beve poco, alcol specialmente, non si deve bere tanto. Io ho bevuto sempre un bicchiere di vino ogni pasta, un bicchiere solo. Ma lei quanti tipi di lavoro ha fatto nella vita? Sono fatto le contadine, sono fatto la guerra, sono fatto... Tutto mestiere sono fatte. Attraversato due guerre mondiali, ma come sono state? Che ricorda della guerra? Io sono stato 6 anni in Libia. Mi ricordo che là avevo fatto 2 ritirate. Sono stato 3 anni a mano di nostro e 3 anni a mano all'inglese. Sono stato... I tedeschi come sono stati? Come li ricorda i tedeschi? Beh, la verità io i tedeschi l'ho visto poco. Io sono stato nell'ospedale, era della 7ª compagnia sanità di Firenze. E sono stato sempre nell'ospedale. Io sono andato proprio allo fronte. Io sono dovuto a Derna, invece lo fronte è stato a Tobruk, Bardia e compagnia bella. Io sono stato sempre a Derna. Ma quali sono stati i momenti più belli della sua vita? Beh, il momento più bello sono stato il mio lavoro che ho fatto all'Andea. Sono fatto 13 anni all'Andea, sono lavorato onestamente e là sono andato in pensione. E il momento più brutto, lo ricorda fino adesso, il momento più brutto della sua vita? Beh, più brutto l'ho visto poco, perché io stavo in campagna. Poco sofferto, però ricordo parecchie cosarelle che non tanto andava. La gente era povera. Lei però ha visto come cambia il mondo. Che cosa si sente di dire ai giovani?
ci vuole l'onestà, lo rispetto e tutto ciò che viene nel mondo, perché la vita di oggi è molto complicata dalla vita di ieri. Oggi è tutto cambiato. Ma se li sente 102 anni o si sente ancora giovane, ancora pronto per fare tante cose nella vita? No, la verità io mi sembra sempre di andare avanti. Mi sembra sempre di andare avanti e di fare qualche cosa. Però le forze ha mancato un poco, come una volta. Noi però gli auguriamo le migliori cose. Auguri, augurissimi, nonno Pasquale. Grazie, grazie tanto. Io vi ringrazio tanto della vostra ospitalità che mi avete fatto. Nello stesso tempo che voi fa, stiamo nella volontà di Dio, qualcosa che dice lui faremo. Tanti auguri. Grazie, grazie, grazie.